Le nuove leggi europee in materia di cyber security stanno certamente rivoluzionando diversi settori. Iniziamo con un dato di fatto. La normativa in materia di cyber security è un fenomeno relativamente recente. La prevenzione e il contrasto alle minacce informatiche sono al centro dell'agenda legislativa europea. Il risultato? Dal 2016 ad oggi abbiamo avuto un susseguirsi di normative sia a livello europeo che a livello nazionale. A livello europeo, le due normative di spicco dell'ultimo anno sono la direttiva NIS2, che andrà a sostituire la direttiva NIS1, ed il regolamento DORA. La direttiva NIS2, che dovrà presto essere recepita in Italia, mira da un lato a rafforzare gli obblighi di sicurezza informatica ad un numero sempre maggiore di settore, mentre dall'altro a rafforzare le esigenze di notifica in caso di incidenti informatici. È una lex generalis applicabile a una serie di situazioni predefinite. Diversamente, il regolamento DORA si concentra sulla resilienza operativa nel settore finanziario. Impone l'adozione di misure di cyber security per proteggere le entità finanziarie da attacchi informatici. E nella pratica, le entità finanziarie devono prima comprendere ed applicare le regole previste dal regolamento DORA e poi valutare con attenzione eventuali ulteriori obblighi in materia di cyber security imposti da diverse normative. L'universo delle normative cyber è quindi in costante espansione. Le aziende devono quindi prestare sempre maggiore attenzione agli obblighi di sicurezza in materia di cyber security e a tutti gli obblighi di compliance che ne derivano. Il primo passo? Certamente quello di iniziare a conformarsi insieme agli obblighi del regolamento DORA pienamente applicabile a partire dal 17 gennaio 2025.